adottato la delibera rifiuti zero per seguire i 10 passi. So thank you all for listening, and you are so important because you are the future. You are the future. Fate attenzione, è importante perché voi siete il futuro del nostro pianeta. Siamo affidati a voi, a voi e dovrete fare attenzione a conservarlo per trasmetterlo intatto ai vostri figli. Avrete dei figli, li sposerete, dovete pensare anche a questo. Grazie, grazie, grazie. Giovanni, Maria, allora, ora cedo, allora, voglio passare il microfono a Maria Di Biase, così vi spiega, vi racconta tutto quello che ha fatto nelle sue scuole. Grazie, vi racconto solo qualcosa, perché io sono 11 anni che ci lavoro su questi temi. Ma senza microfono non mi sento. Maria, alzati e porta il mio. No, perché il microfono è... Allora, salve. Io non parlerò moltissimo, però ho bisogno del vostro silenzio. Non riesco a parlare se vi sento. Allora, io vivo qua vicino, sono una vostra vicina di casa. Vivo a San Giovanni a Pino. E ho la scuola, faccio la dirigente scolastica come la vostra preside a Policastro, proprio vicino vicino, però vengo da Napoli e quando sono scappata da Napoli, piccola, ascoltami, è importante, sai, io mi sono alzata tanto presto per venire qua stamattina, ho bisogno della vostra attenzione, ok? Sono di Napoli e voi in televisione ne avete sentito parlare tante volte, la chiamano la terra dei fuochi, una zona a nord di Napoli, ne avete sentito parlare? È una zona dove sono stati fatti tanti reati, è stata buttata tanta spazzatura, sopra, sotto la terra, l'hanno interrata, hanno fatto tante discariche. Voi immaginate che la mia terra era bella come questa, eh? La vostra è una terra bellissima, ma anche la mia era molto bella e l'hanno distrutta perché non c'erano le persone attente come invece siamo diventati oggi siamo persone attente. Hanno distrutto una terra meravigliosa, io ero una guerriera, una combattente, ero sempre lì a combattere contro qualcosa, contro le discariche, contro i rifiuti bruciati, i roghi, contro questo, contro quello. Poi a un certo punto mi sono sentita molto stanca. Io ho pensato che invece avrei voluto lavorare in una situazione normale. E poiché questa è terra che appartiene alla Campania, noi siamo sempre in Campania, io ho detto me ne vado a fare la preside nel Cilento, dove c'è una terra bella, incontaminata, e voglio ricominciare da zero, voglio insegnare ai bambini della mia scuola come proteggere la propria terra, e perché non voglio che anche questa terra faccia la fine che abbiamo fatto noi, che non siamo tanto lontani, e qualche tentativo lo fanno anche qui per rovinare per la vostra terra, qualcuno ci prova ogni tanto. E allora io un'altra cosa devo dire, non me ne vogliano gli adulti, io sono contenta di parlare con i bambini e con i ragazzi, perché noi adulti non abbiamo combinato niente di buono. E quando io vado a parlare in giro per l'Italia dico ma ci stanno i bambini, se no non vengo. Perché gli adulti dicono, ma che è difficile, ma vuoi salvare il mondo, ma quando mai non serve a niente, ormai quello che è fatto, non è vero, non li ascoltate, lo possiamo salvare il mondo, noi ce la possiamo fare se ognuno fa la sua parte. E dopo vi racconto una storiella piccola per dirvi quanto è importante se ognuno fa la sua parte. Sono partita da piccole cose, le prime cose che ho fatto, sapete cosa ho fatto?
Ho eliminato le bottigliette di plastica. Tutti gli alunni della mia scuola hanno quella bottiglia, sapete, quella bottiglia di plastica dura, come si chiama quella? Tu con la maglietta rossa lo sai, come si chiama quella bottiglia? La Tupper, non so, la conoscete? La vendono anche da Decathlon, quella bottiglia di plastica dura che la puoi riutilizzare tante volte. E quindi ho tolto di mezzo la plastica. Pensate che io per 4 anni ho avuto un istituto con 1000 alunni, ora ce n'ho la metà. Ma se ho fatto fare il conto ai ragazzi della scuola media, pensiamo alle bottiglie di plastica. Se ogni giorno produciamo 6, 700, 800 bottiglie di plastica, in una settimana quanta plastica abbiamo prodotto? E in un mese? E in un anno? E i ragazzi in matematica hanno cominciato a produrre tutti i grafici per capire quanta plastica avremmo prodotto e quanto invece ne abbiamo eliminata. Poi abbiamo fatto una cosa facile facile. A mensa, voi avete la mensa? Noi abbiamo la mensa, tante mense in tutti i pressi. Sapete, la mensa ce la davano, sapete le vaschette di alluminio? Allora, una vaschetta per il primo, una vaschetta per il secondo, una per il contorno, una busta di plastica per le posate, una per il panino, una per la tovaglietta per mettere, insomma, io ho preso questi, ogni ragazzo, e li abbiamo fatti pesare. Ogni ragazzo ha pesato i suoi rifiuti, si chiama, poi ve lo dirà il professore Giovanni, impronta ecologica, significa quanto segno lascio. Io, ogni ragazzo ha pesato i suoi rifiuti e poi ogni ragazzo gli ho fatto fare il calcolo: in una settimana tu quanti rifiuti produci, in un mese, in un anno, in 8 anni in cui resti nella nostra scuola, quante tonnellate di rifiuti produci se continui a mangiare qua dentro. Abbiamo chiesto al comune, abbiamo chiesto alla ditta che ci fornisce, ci hanno comprato i piatti di ceramica e bicchieri di vetro, e lì dove non ce li hanno comprati ogni ragazzo ne ha portato uno da casa. È facile, non è vero che è difficile. Certo, bisogna avere le lavastoviglie, però si ammortizzano in poco tempo, perché così si risparmia anche non utilizzando tutte. E poi lo sapete che mangiare nella plastica, nell'alluminio, i cibi caldi nei piatti di plastica, per esempio, sapete che la plastica è tossica? Anna Maria me l'ha spiegato benissimo, me l'ha detto bene com'è. Non si può mangiare la roba calda. E i miei professori bevevano il caffè nei bicchierini di plastica. Allora, professore, innanzitutto è vietato, 2 ti fa male, 3 l'ho vietato. E come lo beviamo il caffè? Mica non ce lo prendiamo il caffè. E come no? Ce lo prendiamo. Brava, ogni professore da casa ha portato il suo bicchierino di vetro, la sua tazzina. Poi ci siamo pure molto sbizzarriti con il lusso, sono arrivati pure i servizi di tazze, di bicchieri, da casa, i vassoi, ognuno di noi. Perché poi sapete che succede? Che se tu cominci a praticare bellezza, la bellezza è contagiosa. E quindi è diventato sempre più bello, no? La scuola, mangiare bene. Sì. È la teoria delle finestre rotte, sempre un professore De Feo la conosce. Se uno vive in un posto bello e si presenta bene, mangia bene e ha tutte le cose belle intorno, è anche più felice. È anche più felice, diventa anche più bello. E poi ho cominciato con l'umido. Perché mi interessa l'umido? Ma come, una preside, invece di interessarsi di didattica, si interessa di umido. E vi faccio fare una risata qua. Perché la mia mamma è molto anziana ed è una persona di vecchio stampo, una donna all'antica. Quando io mi incontro, quando vado a Napoli, la vado ad incontrare, mi incontro sempre con un mio fratello maggiore. Mio fratello maggiore è commissario all'area vasta, Giuliano, insomma si interessa di rifiuti tossici interrati, mio fratello.
Io faccio la preside e mi dovrei interessare di bambini e di didattica. Però appena ci incontriamo a casa di mia mamma, perché non ci incontriamo mai, io e mio fratello, ci vediamo e cominciamo a parlare di rifiuti. Mia mamma tenta di intromettersi, ci vuole chiedere, perché siamo i due suoi figli professionisti, no? E allora la mia mamma può parlare, aspetta mamma, dobbiamo dire una cosa. Io parlo di rifiuti, mio fratello parla di rifiuti, e un giorno la mia mamma ha detto questa battuta che vi voglio regalare. Ha detto, ma io non lo capisco proprio, voi lo capite il dialetto? Io ve lo dico in dialetto, poi se volete ve lo traduco. Ma io a cui non lo capisco proprio, a tutte e due. Hanno fatto tanto sacrificio per lo far studiare, io e tuo padre, e che ho parlato sulle monnezze. E questo è stato una di quelle cose meravigliose che ha detto la mia mamma. Però vi dico l'altra piccola cosa che abbiamo fatto a scuola. Abbiamo, perché io mi andai a fare un corso, come quelli che conosce bene Anna Maria e Lucio, dove imparai che la pericolosità maggiore dei rifiuti domestici, delle nostre case, non quelli industriali, quelli domestici, viene dall'umido. Perché voi lo sapete che quando voi mettete la busta con l'umido dentro, fuori alla vostra porta, che viaggio che fa? Lo sapete? E lo dovete chiedere ai vostri docenti, raccontaci il viaggio dell'umido. Se invece l'umido va a finire nella plastica, nell'indifferenziato, insieme all'alluminio, sapete i danni che fa? Produce un liquido, perché si comincia a decomporre tutto il cibo, produce un liquido che si chiama, lo sapete come si chiama? Si chiama percolato, ed è il responsabile delle maggiori problematiche, anche delle malattie, che noi, perché quello quando va nelle discariche si infiltra, ci vogliono... Uè, piccolo, sta ammassando, piccolo, testa zitta. Il percolato si infiltra, va sottoterra e raggiunge le falde acquifere. E dalle falde acquifere arriva nelle nostre case, perciò ci ammaliamo poi. Dobbiamo stare molto attenti, queste ve le sto dicendo come un riassunto, ma con i docenti voi dovreste fare delle unità didattiche, proprio parlarne tanto a scuola. Noi abbiamo costruito anche tutto il percorso didattico su questi temi. Beh, io non ve la faccio lungo, ho detto benissimo. E allora la mia scuola non conferirà più umido. Oh, i professori mi guardavano, dice, questa è impazzita, che ce ne importa a noi dell'umido? E invece ci siamo andati a fare i corsi, abbiamo capito, e insieme con i collaboratori scolastici, perché i collaboratori scolastici sono le colonne delle scuole, senza di loro non si possono fare le cose. I bidelli li chiamano. Abbiamo cominciato a dire, noi non conferiamo più umido. Secondo voi che ne facciamo di quest'umido a scuola? Abbiamo costruito delle piccole compostiere. Voi sapete cos'è una compostiera? Se andate su Google e digitate compostiera fai da te, è facilissima. Ma che lo costa assai a costruire una compostiera? Secondo voi quanto costa? Niente, zero. Sapete cosa serve? Io ne ho costruite 50 in questi anni, con le mie mani, 3 o 4 solo a scuola, e poi una in ogni plesso, e poi anche tante altre alle famiglie che ne fanno richiesta. Sai come si costruisce una compostiera? No. Con 4 pallet, li conoscete i pallet? No. Quelli che utilizzano i supermercati di legno, i pancali, come li chiamate? Con quelli, le pedane, basta mettere 4 pedane a quadrato, se invece avete una ringhiera o un muro ne bastano solo 3, e si fa la compostiera con piccoli accorgimenti. Sapete quanto tempo ci vuole per imparare a fare il compost, quello naturale, nella scuola? No.
Un'ora, io ci mando i bambini di quinta a casa delle persone e loro glielo vanno a spiegare, perché ci sono delle cose che devi sapere, che devi mettere la paglia, la quantità di umido, la quantità di secco, ma è talmente divertente, perché dopo 6 o 7 mesi i ragazzi, quando vanno ad aprire, perché poi l'abbandoniamo e ne facciamo un'altra, sapete che c'è a posto di tutta quella monnezza che ci abbiamo messo? Sapete che c'è? C'è terriccio, c'è humus, c'è compost. I bambini piccoli lo prendono, lo annusano, è profumato. E che ne facciamo secondo voi di quel compost? Poiché noi facciamo gli orti a scuola, orti di tutti i tipi, lo mettiamo nel nostro orto. E che ne facciamo dei prodotti dell'orto? Ce li mangiamo a merenda, perché noi abbiamo l'eco merenda. E abbiamo piantato centinaia di alberi da frutta, ci mangiamo la nostra frutta e mangiamo pane e fave al tempo delle fave, pane e pomodoro da maggio a ieri. Poi, secondo voi, che cosa produciamo? Piselli e vanno a mensa, le uova le cucinano, le zucche. Quest'anno non lo so, ma l'anno scorso 27 zucche negli orti della scuola. E i bambini sono felici di mangiarsi le cose che producono loro. E tutto questo, indovinate quanti soldi ho speso io per fare tutto questo? Zero. Di cosa c'è bisogno per farlo? Di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di impegno? Di impegno, di buona volontà e soprattutto di amare la vita, solo questo, amare la vita e la bellezza, questi sono gli ingredienti, solo questi. Racconto la storiella e ti lascio, grazie, la storiella è questa, è la storiella del colibrì, dovete stare attenti, attentissimi. Una volta nella giungla scoppiò un incendio, tutti gli animali, gli elefanti, animali enormi, quali sono gli animali grandi? Rinoceronti, le tigre, i leoni, scappavano verso il fiume, perché così l'incendio lì non li avrebbe bruciati. Mentre scappavano, videro un piccolissimo uccellino, l'uccellino più piccolo del pianeta Terra, piccolo, pesa pochi grammi, si chiama colibrì, che correva al contrario. Loro scappavano verso il fiume, questo uccellino andava e veniva. E a un certo punto l'elefante gli ha detto: senti, ma dove vanno? Ma che fa? Dice: no, io ho una goccia d'acqua nel becco e provo a spegnere l'incendio. Sei proprio un idiota, disse l'elefante. Ma che vuoi fare tu con quella goccia d'acqua? Che vuoi spegnere? E il colibrì rispose: io faccio solo la mia parte. Buona vita a tutti! Ma sono tante le cose che potrebbe raccontare. Faccio solo, io ricordo una volta di aver visto delle bellissime saponette, saponi per le mani, bellissimi. Dici un attimo queste saponette come le fai? Sì. Allora, quando raccoglievamo i rifiuti nella mia scuola, ad un certo punto ci rendemmo conto che il comune dove lavoravo non avevano provveduto a distribuire le latte per la raccolta dell'olio esausto. Voi lo sapete che cos'è l'olio esausto? L'olio stanco, no, l'olio? L'olio usato, l'olio d'oliva usato. E poiché noi qui ci abbiamo, e io sono innamorata, abbiamo uno dei mari più belli del mondo, io feci un piccolo questionario con i miei docenti chiedendo ai bambini: quando la tua mamma frigge le patatine, dopo dove butta l'olio? Benissimo, invece la maggior parte dei nostri alunni risposero nel lavandino e qualcuno pure nel gabinetto. Allora che cosa facemmo?
facemmo un'inchiesta, una ricerca, si chiama ricerca, per capire quest'olio, quando tu lo butti nel lavandino, piccoli, secondo te dove va a finire quando lo butti nel lavandino? Va nelle foglie, poi cammina, cammina, e dove va? Va nel mare. Molte volte i depuratori non funzionano, è proprio l'olio. Sapete che diventa l'olio quando va nei tubi delle foglie? Vi posso dire una cosa disgustosa. Diventa solido, come della sugna, dei blocchi enormi, che rovinano anche i depuratori. E quando quest'olio va a finire a mare, rovina per ogni litro d'olio tanti metri cubi di acqua, dove sparisce la vita per sempre, pesci e tutte le altre, gli altri esseri viventi. Allora io dissi: no, bimbi, non posso. Però furono loro, no, preside, non lo dobbiamo permettere, non lo dobbiamo buttare più l'olio nella foglia. E beh, che facciamo? Abbiamo cominciato a raccogliere. Io dissi: compriamo dei bidoni, la prima cosa che ho fatto. Tutti i bambini in 10 giorni si riempirono questi bidoni enormi di olio esausto. Io mi sono messa le mani in testa e ho detto: ma come facciamo tutto questo olio? Insomma, per non portarvele alle lunghe, per le lunghe, abbiamo chiamato delle nonne, perché ho capito che qui in zona, come anche qui mi dicono, ci sono tante persone che sanno fare ancora il sapone con quell'olio. La nonna, solo la mamma della maestra. E quindi vengono le nonne a scuola e abbiamo cominciato a fare il sapone. Poi nel tempo ci siamo super specializzati, lo facciamo con le essenze, all'iterico, alla camomilla, andiamo a raccogliere le erbe selvatiche, lo facciamo con la salvia, con la menta, ci mettiamo tante essenze. E sapete poi che ne facciamo di queste saponette? Non solo lo usiamo a scuola, però noi abbiamo dei mercatini che si chiamano i mercatini della solidarietà, dove lo vendiamo. E quello che raccogliamo, i soldi, compriamo tutto quello che serve per i bambini: blocchetti mensa, i libri, gli strumenti musicali e tutte le altre cose. Ma facciamo 3-4 mila euro all'anno, con questo sapone. Grazie di tutto. Grazie, grazie. Tanto bambini, è arrivato il vostro sindaco. Sta lì. Un saluto al sindaco. Passo intanto il microfono. Buonasera. 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 Prima di spiegarvi perché io dico buonasera, certo potete pensare che sono matto, ieri quando, prima di venire, perché io vado a Centola, allora devo vedere che cosa ha di speciale questo comune. Sono andato su internet e sono andato sul sito dell'Istat. Che cos'è l'Istat? Ci stanno tutti i numeri dell'Italia. Sono andato a scaricare tutte le età delle persone di Centola e ho trovato una cosa straordinaria. A più di 100 c'era un numero 1. Mi hanno detto che qua quasi la Centola si vive così bene perché sono attenti all'ambiente, alla raccolta differenziata, si mangia benissimo. E c'è una signora che si chiama Grazia, sono informato, il sindaco me l'ha detto prima, anzi me l'ha detto il vice sindaco, e è arrivata a 105 anni. Guarda, Rubriatorio, 105 anni, è una cosa straordinaria. Ma vi devo spiegare perché io dico buonasera. Buonasera perché sera, S, E, R ed A sono le iniziali di quattro rap. Ma voi, visto che a scuola fai rap, si capisce perché io vi devo far capire. La prima cosa più importante che cerco di far capire nelle scuole è che, mangio spostare vicino l'altoparlante, è che bisogna rispettare le regole. Allora, ci sono dei rettangoli bianchi per terra, uno a fianco all'altro, come si chiamano? Mezzo alla strada, questi rettangoli bianchi? Le strisce pedonali.
vi faccio l'imitazione di un in Inghilterra che passa sulle strisce, cammina sul marciapiede e neanche muove la punta del dito che la macchina che sta arrivando fa e si ferma. Cosa succede in Italia? In Italia uno fa capire che vuole passare sulle strisce, casomai una vecchietta si avvicina alle strisce, chi le porta a madre e dice «Wow, vicciarella, sono 50 punti a 8 sotto!» Cioè, noi non rispettiamo le regole. Per insegnare ai bambini a rispettare le regole, ho un rap piccolo piccolo, ma veramente breve. E poi dice che dopo che l'hanno sentito, tutti passano sulle strisce. Vediamo se funziona pure qua a centro, poi mi mandate le foto. I rap hanno bisogno della musica, io non la porto perché ce l'ho con voi. Come funziona la musica? Bisogna fare pa, 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 pa. Se passi sulle strisce, sei uno che capisce. Se passi lontano, sei strano, strano, strano. Se passi sulle strisce, sei uno che capisce. Se passi lontano, sei strano, strano, strano. Quindi, d'ora in poi, se non passate sulle strisce, siete strani e i genitori vostri peggio ancora. Quindi gli dovete insegnare a passare sulle strisce. Se entrate in una stanza, questa no, e trovate le luci accese, dovete ricordare questo re. Pa, pa, pa. Se spegni la luce, il consumo si riduce. Se accendi il cervello, il mondo si fa bello. Se spegni la luce, il consumo si riduce. Se accendi il cervello, il mondo si fa bello. Avete mai visto uno che cammina sotto l'acqua mentre piove, con l'ombrello in mano chiuso? L'avete visto? Se lo vedeste, e a centinaia pure con giudico forse, non sono proprio sicuro, praticamente direste, cioè con le strisce, questo è pazzo, perché non ha aperto l'ombrello, il cervello funziona come l'ombrello, funziona solo se uno lo apre. Allora, come chiamiamo noi in dialetto, me lo dice la mia amica Camilla, è Camilla lo sa, Camilla, Camilla, come li chiami tu in dialetto i rifiuti? Sentiamo. Me lo dice lei che si chiama Giuditta. Girolamo. Aspetta, non lo sappiamo. Come li chiami tu in dialetto i rifiuti? Murmizza. Poi gli dice l'altro nome. L'altro nome, il... Aspetta. Ricchezza. Come si chiama? Murmizza o spazzatura? Bisogna cambiare il linguaggio. Ma il professore Polconi ci ha insegnato zero waste, cioè i rifiuti non esistono, sono la più grande menzogna del genere umano. Noi li chiamiamo addirittura immondizia e spazzatura. Non solo, ma quando prendiamo una bottiglia di plastica per metterla nella differenziata, diciamo la vado a buttare. Che brutta parola. Ma perché si butta? Si avvia al riciclo, si deposita, si mette nel contenitore. Per ricordarvi tutto questo, ho il terzo rep. Strisce pedonali, energia e rifiuti che non esistono. Pa, 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 pa. Buttare, gettare, li voglio cancellare, rimettiamoci a pensare, tempo di cambiare. Buttare, gettare, li voglio cancellare, rimettiamoci a pensare, tempo di cambiare, rifiuti, immondizia, pattume, spazzatura, che brutte parole a me fanno paura. Buttare, gettare, li voglio cancellare, rimettiamoci a pensare, tempo di cambiare, ridurre, riusare, da qui voglio partire, rispetto per l'ambiente, pochi soldi da gestire. Buttare, gettare, li voglio cancellare, li mettiamo